La bella Romina Power prospetta il suo nuovo cammino di fede come esempio, fatti e non parole in questo periodo contorto dalla violenza. Romina Power segue imperterrita la sua nuova filosofia. La scoperta del buddismo le ha cambiato la vita. Il destino, purtroppo, le ha fatto pagare un conto molto salato per un cuore di mamma con la scomparsa della primogenita Ilenia. Arrivata adolescente in Italia, con un bagaglio di esperienza da far rizzare i capelli in testa anche il Pia Ribelle tra gli individui, la sua prima esperienza è stata su un set a luci rosse. Orfana del famosissimo padre, la mamma Linda Christian non oppose obiezioni. Solo con l'incontro del grande amore della sua vita, ha potuto conoscere un nuovo ritmo temporale che l'ha trasformata in una delle donne più amate al mondo. La Power abbraccia quadrato il credo cristiano, seguito dal marito albano, e si dedica quadrato alla famiglia. La libertà di espressione sulla fede di Romina Power. Madre di 4 figli orgogliosa, spendeva la sua quotidianità tra pannolini, spazzolate e carriera discografica. Il duo con Albano mandava in tilt qualsiasi bagaglino. Amatissimi in tutto il mondo, hanno portato in giro la loro sublime arte. Anche da poco, con la reunion, hanno sbancato come sempre. Spesso Romina ha parlato chiaramente del suo pensiero inerente alle situazioni che venivano a crearsi nel tempo. Con le elezioni statunitensi si dichiara quadrato apertamente a favore di un partito americano. Non ha dubbi sul pensiero a cui dà grande fiducia. Trattino maggiore. A maggiore. Con l'avvento del terribile conflitto Russia-Ucraina, la bellissima artista che, oltre a cantare, dipinge divinamente, ha postato uno scatto con una scritta, Pia Dharma e meno dramma. La frase è riferita alla situazione angosciosa che sta attraversando il paese vittima della furia del leader del Cremlino. Romina è un'autentica buddista. Grazie a questa fede è riuscita ad uscire fuori dal baratro della presunta more della figlia. Il buddismo ha una disciplina orientale molto nota nell'ambiente dei VIP per le sue qualità distensive mentali. Romina vuole consigliare a tutti la filosofia, ma ha chiaro che chi deve percepire il messaggio sono i signori della guerra che coltivano l'ambizione dell'abusivismo di potere contro innocenti.